Antonella Clerici Shock in diretta TV, Barbara D'Urso è solo una. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Antonella Clerici rivela il suo scontro dietro le quinte con Barbara D'Urso durante un'intervista shock. Nel corso di un'apparizione esplosiva su Belve, su Rai 2, la conduttrice de La prova del cuoco non ha risparmiato parole taglienti nei confronti della collega della concorrenza. Ma cosa ha scatenato questo conflitto dietro le quinte? Clerici, senza mezzi termini, ha rivelato un episodio sconvolgente legato al passato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il turbolento rapporto tra Antonella e Barbara affonda le sue radici nel 2011, quando il tradimento del suo allora compagno Eddie Martens è stato esposto scandalosamente da chi? Ecco dove entra in gioco D'Urso. Anziché rispettare il silenzio e la privacy, la conduttrice ha scelto di portare il tradimento direttamente in televisione, annunciando un'esclusiva intervista con la presunta amante di Eddie. Un atto che ha ferito profondamente Antonella, che ha commentato: «Io non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega». Ma questo è solo l'inizio del contenzioso. Il Festival di Sanremo non è stato esente da controversie, con Clerici che ha rivelato un retroscena sconcertante. Un famoso artista italiano avrebbe rifiutato di partecipare al festival perché, secondo lui, sapeva di sugo. Anche se non è stato nominato esplicitamente, l'indiziato principale sembra essere Luciano Ligabue. Un'accusa pesante che ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando molti con il fiato sospeso. Ma c'è di più. Antonella ha sottolineato che questa informazione le è stata riferita e non è stata confermata direttamente dall'artista incriminato. «Se non è vero, chiederò scusa io», ha dichiarato la Clerici, lasciando una domanda nel cuore di tutti: chi ha veramente detto che sapeva di sugo? Un enigma che ha già catturato l'attenzione dei fan, pronti a scavare nei commenti per trovare la risposta a questo mistero.